E dopo una grande star, la nostra grande stella, eccola, è con noi Luciana Littizzetta. Hollywood, Hollywood. Cosa fai? Sono fatta prestare il coso di Hannibal Lecter. Perché cosa? Ma dobbiamo fare il trasloco, Fabio. No! Guarda che a mezzanotte scatta lo sfratto definitivo. Il messaggio è stato forte e se chiaro. Io ho portato via tutti gli scatoloni. Sembravo quella della Lehman Brothers. No? Andavo in giro con gli scatoloni. Questa poltrona, dobbiamo portarla via. Io gliela lascio mica. Ma non è nostra. Ma come non è? Chi vuoi che se la prenda sto chiandone? Ma figurati, guarda, questo è peggio dei pupi. Ma no, questo finirà in una teca. Ma sai che appunto, qua ci sono stati i culi in lui. Vabbè, adesso questo volevo dire tu. No? No. Natiche. Volevo una dire... certa caratura. Ciapette pazzeschi. Lucianina! Ma scusami, dovevamo farlo firmare questa poltrona, dovevamo farla firmare come il gesso. Sì, hai ragione, non ci ho mai pensato, ormai è difficile tornare indietro. Comunque ho parlato con la Clerici. Sì. Antonella, che saluto tanto. Salutiamo. I pesci li diamo incomodato d'uso a lei. Ah, va bene, perfetto. Ha detto che mi ha promesso che non farà ricette di pesce. Niente sushi, va bene. Poi il problema sarà il tavolo. Qual è il tavolo? Il tavolo nostro? Sì. Ma perché grande? Ma è della Rai, non è? Plexiglas. Ma il tavolo è della non Rai. Non si piega. No, ma tu dove lo vuoi mettere poi? Su eBay. Dove vuoi metterlo? Ma non so, a chi interessa un tavolo così? Forse solo a Putin, che c'ha quei tavoli lunghissimi, se no. Va bene. Scusami, dai, andiamo avanti. Sì. Dove vai? Allora. Ti siedi, sì. Allora, dunque. Allora, sì. Ah no, ma sai che cos'è anche che non vorrei? Lasciare qua tutti questi segni qua. Sì, delle tue gomme da masticare. Ma qua veramente ci sono le ere geologiche. Lo so. Ci sono degli strati qua sopra, sì. Come il mesozoico. Perché sì. Lui, tutte le volte che io lascio una gomma, lui arriva, tic, la prende. Ma qua ci sono rimaste le tracce. Le tracce, sì. Vedo tracce di vigor. Sì, ma non è che... Non... Tracce di degum. Sì, ma non fai... Tracce di Ricola. Sì, ma... Dico tutte le marche possibili, immaginabili. Fai il paleontologo. Ho capito. No, perché queste cose qua a me interessano. Sono belle cose che mi rimangono dentro. Ma che agitazione. Stasera mi scappa persino la pipì. Ma pensa a te. No, perché adesso vi devo svelare un segreto. Dimmi. A lui non scappa praticamente mai la pipì. Ma non è vero, ma a parte che... Ma perché nell'ultima puntata no, di quest'anno devi dire... è una cosa bella di te, non hai la prostata. Ma... Cioè, ce l'avrai, ma non hai la prostata. Va bene. Ingrossata. Va bene, grazie, sono contento. Finalmente, diciamo finalmente un complimento. Sì. Ecco. Lui finalmente c'ha la prostata oro, di qualità, di oro, qualità, di qualità. No, perché alla sua età, alla mia età, è però la tua. Io non ho la prostata, no. L'unica cosa positiva. Sì. E frequentano il bagno con una certa insistenza i maschi, diciamo che vanno in bagno come secondo lavoro. Sì. E invece lui niente, cioè lui se di notte sente dei rumori in garage, sì. È perché ci sono i ladri veramente, per dire, guarda che banto. Non come Luca Vetrone, è presente no. Questo influencer no, purtroppo io devo chiedere, dell'Isola scusa, dei Famosi? No, adesso mi sfugge in questo momento, però allora, se vuoi mi applico. Ah, capivo mi apro. No, mi applico e chiedo, allora, mi studio. Adesso no. Applicati. Allora, questo influencer dell'Isola sì. Dei Famosi dimmi tutto. Praticamente doveva fare una prova molto importante sì. All'isola ed era praticamente aggrappato ad una pertica di legno sì. Come un serpente che aspetta il geco o la falena. Sì. A un certo punto, come non è, dallo sforzo... Sì. Praticamente è partita la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cioè, il Mose non ha tenuto. Ho capito, sì. E si è aperto il rubinetto, vediamolo. Ma non ha, no, vediamolo. È una prova che non tutti riescono ad affrontare. Abbiamo trovato due grandi atleti che riescono... Mollano, non mollano.
a resistere così tanto. Un danno davvero di scelimento. Un po' più centrale, grazie. Ringraziamo tra l'altro Mediaset che finalmente ci ha dato il video. All'ultima puntata, sì! No, menzione speciale veramente per la resistenza e la caparbietà. Poi lui ha vinto, anche perché dopo non c'era nessuno, certo, secondo me, che voleva aggrapparsi. No, dice, no, dice, mi dispiace, ma non me la sento. Però dicevo, con la pipì in diretta, diciamo che abbiamo superato, sì, certo, no, ogni, certo, confine. Adesso magari si può pensare ad una pipì con la quale tu scrivi sulla sabbia, sì, per te l'isola dei famosi è finita, sì, sì, sì. Se vogliamo farlo anche noi. Ho scritto Tamo sulla sabbia, sì. Va bene. Dai Fabio, resisti che ti mancano ancora pochi minuti, poi vai in ferie anche tu. Ma io, come io, Damiano io... dei Manes. Vedi, Damiano è andato in ferie? Lui non sa. È andato in ferie Damiano? Sì, sì, è andato in ferie. Ah, perché hanno finito il tour, sì. Certo, ha anche postato una foto, vediamolo. Dove sono? Dove sono? Dove no, sono? Bravo Damiano, che ci regali queste foto. Beh. Come vuoi dire, zitto e buono. Sì. No, perché uno quando va in ferie, no, il Fabio cosa fa? Va alle terme. Sì, Frabosa Soprana. È Frabosa Soprana, sì, a mangiare la polenta, sì, al limite, non so, magari va a bere un prosecchino ad Albisola. Sì. Cioè, non è che si... Però... No. Tu... Non sarebbe male anche lui, no? Sì. Vestito così. No, è che... È che non sei tatuato. Sì, no, sì. No, e poi non so dove... Non si capisce dov'è esattamente, insomma. Non... No, in un letto. Dove... No, ho capito, ma non so se è ad Albisola o a Frabosa Soprana. Ma è uguale, so. No, guarda, vabbè, quello uguale che interessa... Dove cade l'occhio, secondo te? A me sulle lenzuola, che sono particolarmente orribili. Zebrate, zebrate. No, perché tu, insomma, non non abbiamo lo stesso tatuaggi. Fisico. No, no, tu sembri un po' un cucciolo di capibara. Lo invidio molto, ma... No, vabbè. Comunque, con parole tue. Mi viene proprio da pensare proprio quella parte lì, sì, che è lì che cade l'occhio. Va bene, sì, sì. Ma io avrei messo anche un set di bastoni, per vabbè, dire. Anche non so qua. No, comunque c'è del frisson nell'aria, c'è del movimento, siamo in primavera. Sì. E non so se hai visto anche la Mara Venier. Cosa è successo? La Mara Venier, la scorsa settimana, ha intervistato Ossini, che però mentre lo intervistava c'aveva il telefonino acceso, che aveva... La vibrazione? Cosa ridi tu? Sì, sì, vabbè, ma è stato una... Ma prendiamolo. È stato un lapsus, quello di Mara. Facciamo finta di niente, lo nascondiamo? Ma, sì, ce lo portiamo via. È stato un lapsus. Ma certo. Ma vediamolo, vediamo, no, ma questo adesso, lapsus. No, ma rivederlo, no, vabbè, è un modo per salutare, no, Mara. No, vabbè, ma salutiamo, sì, Mara e vediamo il lapsus. Sì, vediamo il lapsus. Continua a squillare, hai messo il vibratore, sì, no? Sì, però cioè, ho l'orologio che arriva, però posso fare no, una... No, la vibrazione, la cosa vibrazione ho detto? Guarda che potrebbe essere... Tra va tutte bene le cose, che, le app che ci sono nei telefoni. No, ma a me quello che stupisce è la tua attenzione ai particolari. Cioè, con tutto quello che succede nel mondo... Ma aspetta! Nella settimana... Ancora? Ma no, ma scusami, ma questa è carina, perché cioè, potrebbe anche essere, prima o poi. Cioè, abbiamo il contapassi, il cardiofrequenzimetro, il pluviometro, manca la funzione pompa da bici, calzascarpe. Sì. Prima o poi ci sarà anche il marometro, certo, il velierometro, figura... No, ma poi fa ridere come si è giustificata dopo. Ha detto, vabbè, vibratore, vibrazione. Ma sì. No. No, lo so che non è la stessa cosa, però... Non è la stessa cosa. No. Cioè, se vai al cinema, metti la vibrazione. Sì, sì. Va bene, grazie. Basta così, basta così, basta così. Senti, basta, no, la malinconica... Basta. Sì, basta. Poi anche tanto dove lo metti. Questo. Basta, basta. Va bene, allora apriamo la pagina politica. Ma stasera se vuoi puoi fare quello che vuoi. Appunto, guarda. Alla guerra come la guerra. Vabbè. Vabbè. Allora. No, la gomma no. No, questa volta qua la lasci lì proprio. Di souvenir, guarda, la spalmo proprio. Allora, dunque c'è stato il G7 di Hiroshima. Dopo vengono Mengoni, Elodie, il presidente del Napoli De Laurenti. Ma e allora? Non mi posso vedere con le gomme da masticare. Allora, c'è stato il G7 di Hiroshima con i grandi della Terra, sì. Abbiamo visto anche Biden, vediamolo. Sì. Truc. Già partito l'abbiocco a tavola.
Sai come i nonni anziani, primo, secondo. No, ma c'è il jet lag. Metto giù due carboidrati. C'è il jet lag, capito? Jet... Ma gli... guarda come lo guarda bene Macron. Cioè che aria proprio. E poi ha incontrato Ermeloni. Sì, il presidente Biden ha incontrato la presidente Meloni. Sì. Esatto. E non puoi far ridere che me la traduce il presidente Biden. No, perché traduco non per te, traduco per il pubblico, perché dici delle cose che non hanno... Vabbè, allora, ed è nata una storia d'amore. Ma figurati. Guardiamoli. Ma che? Ma si guarda, sono ma mano nella mano. Ma che c'entra? Ma che c'è? Guarda. È un gesto affettuoso. Cioè, il nonno di Heidi è Heidi. Ma no, ma... Scherza sempre. Vabbè. Vedi? Adesso lei fa un po' la parte della badante, secondo me, perché lui si sarà dimenticato di dov'è il bagno. Vedi, quella lì, però quella mano sì. Che può lanciare la bomba atomica stringe la mano di quella che può fermare quello che suona i citofoni. Sì. Pensa che differenza. Però, colpo di scena. Colpo di scena, qual è? Ermeloni, questo giro, sì. Non è vestita come Biden. Se che lei ha questa attitudine... Non ha la stessa nuastica. È stato un caso, è stato un caso. Meno male, perché Biden vestito di rosa sembrava poi un salmone. Sì, appunto. Però guarda lei come lo guarda adorata. Vabbè. Cioè, lui potrebbe dire, ma possiamo annettere Barletta agli USA? Lei direbbe di sì. Guarda che però lei non ha mai avuto questo sguardo nei confronti degli altri. Ma le fotografie sono... Oh, guardami la Meloni con Macron. Vediamo, guarda, Macron e con Xi Jinping. Allora, con Macron... Allora, sappiamo tutti che Macron e Meloni si stanno sui marron, ok? Boh. Però qua sono frizzati proprio, sai, sì. Imbalsamati, due legni. La foto. Cioè lei sorride ma si è fatto uscire l'ernia, è in quel momento lì. Lui sembra uno di quelli, sei benzinai quando dai i punti che le hai finito la raccolta, che dici complimenti dalla ESSO. E lì è con Xi Jinping. Sì. Con Xi Jinping? Sì, sì, sì. Che si vede che ha detto... Xi Jinping. Xi Jinping. No, vabbè. Xi Jinping. Vabbè, è uguale. Che c'era, è Xi Jinping. Vabbè. No, vedi, a distanza proprio. Senti che ha paura di nuovo del Covid, come diceva sì. Burioni, ecco. Ecco, no, sai qui invece... c'è quest'altra foto interessante invece con Trudeau, sì. quello canadese, sì, sì. Il primo ministro canadese qua stava dicendo che tra l'altro Canada... complimenti per le calze anche a Trudeau, sì, sì. Okay. Stava dicendo no, sono in nuance con i fiori, col vaso di fiori, ah sì, è vero, è pandan, sì. E qua stava dicendo che era un po' preoccupato, sì. Per i diritti in Italia, sì. In Italia della LGBTQ, sì. E lei non se l'aspettava, guarda la faccia che ha fatto. Sì, 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 non era... Come se avesse ingoiato lo lievito della pizza. Sì, sì, sì. Così. Invece c'è stato un momento in cui lei era proprio godutissima, quando aveva incontrato Steve Bannon, che era quello, insomma, sì. Praticamente l'ideologo di Trump. Vediamo. Sì. Ecco, lì lo guardava, guarda con che passione lo guardava, l'ideologo di Trump, sì, sì, e lì proprio ha la faccia di una che dice io tanto prima o poi arrivo al governo e vi faccio tutti un mazzo così, sì, e sì. C'è riuscita, però io quello che mi chiedo è come fa a essere amica di Biden e contemporaneamente amica dell'ideologo, perché cambiano i tempi, Trump. Le responsabilità, sai, cioè non è che puoi stare dalla parte di Tom e dalla parte di Jerry, lo so. Non è che puoi essere della Juve e essere del Toro. Quando sei al governo cambiano le priorità, c'è la proprietà commutativa, sì. Cambiano i presidenti, Ermeloni non cambia. Meno male però che lei l'inglese lo sa a menadito e non ha mandato, lo sa benissimo, sa benissimo, dire, parla benissimo le lingue, sì. Non ha mandato Cuffaro. Perché c'entra? Non so se hai sentito Cuffaro. No, è successo. Allora, Cuffaro sì. Praticamente ha fatto una citazione, sì. Ha citato Martin Luther King, il famoso discorso I Have a Dream. I Have a Dream, certo. I Have a Drink, ha detto lui però. Ha detto I Have a Drink? Ha detto I Have a Drink. Sentiamolo. Martin Luther King 60 anni fa. Esattamente nel 1963 fece un grande discorso in cui disse I am a drink, io ho un sogno. Io sono un drink, I am a drink. Io sono un drink, io sono uno spritz. No, io lo trovo, cioè, e meno male che dopo non ha detto, l'ha detto Martin Luther Burger King.
perché poteva essere Martin Luther Gypsy King. No, ma poi si è giustificato dicendo: ma io avrò detto 70 volte a Eva Dream la 70esima mi sono sbagliata. Ma lo sai, capita quando... ma tu hai detto nella tua vita 70 volte a Eva Dream? No. No, e poi le conta. Vabbè, ma lui... Ho detto, vabbè, avevo bevuto un drink. Lui... E più d'uno, Totò, più d'uno, te lo dico. Comunque, un lapsus l'ha avuto anche la Serena Bortone. Sì. Che praticamente intervistava Pichetto Frattini nella sua trasmissione e a un certo punto parlavano di Manzoni e lei ha citato Manzoni. L'incipit, sì. L'incipit su quel ramo del lago di Garda. No, dico... sì, lapsus. Sì. Vabbè, sempre... E Pichetto Frattini si è ingoiato le tonsille, ha detto no... Sarebbe comodo, vabbè, come. Sempre un lago però. Sì. Beh, meno male che non hai detto Trasimeno. Vabbè. Perché, no, perché poi Lago di Garda, Lago di Como, sono poi 200 chilometri. Ma sì. Magari se Renzo e Lucia si trasferivano lì, non avevano quei rompipale di Don Rodrigo, tutta sta marmaglia lì, si sposavano, andavano in viaggio di nozze a Gardaland e finiva lì. Comunque, Cuffaro ha anche detto che è pronto a rivincere in Sicilia. E non ha citato Giulio Cesare, Veni, Vidi e Vicinet, avrebbe detto lui. Allora io ho preparato un po' di citazioni che secondo me potrebbero essere utili a Cuffaro. Mamma mia, anche l'ultima sera. Vabbè. Le regalo. Sì. Allora potrebbe dire The Cats is on the Table. Sì. The Show Must Go Frost. Sì. See You Later, Schwarzenegger. Basta la vittoria sempre. Poi in italiano e uscimmo a rivedere i pan di stelle. Abbiate Fedez. Questa è nostra. E pur la 9. Chi si ferma è cornuto. Il fine giustifica i prezzi, non ti curare di loro, ma vai alla cassa. Questa Fratelli d'Italia, l'Italia a sedestra. E per finire, Liberté, Egalité, Loredana Bertè. Va bene. Allora, quanti minuti abbiamo ancora? Cinque. Cinque minuti. Sì, cinque minuti. Non ne ho più di cinque. Me lo chiedi, ti rispondo. Allora no, ditemi voi. Cinque minuti. Cinque minuti, un po' di più, sei. Sei. Allora, no, volevo ancora dire una cosa di questa della deputata Ambrosi di Fratelli d'Italia, che praticamente ha preso 7 volte la multa di un autovelox. Capita. Sempre, e ha dichiarato questo. La deputata Ambrosi chiede di togliere l'autovelox dopo 7 multe, era in campagna elettorale, dovevo correre. Cioè non ha chiesto che le togliessero le multe, per fortuna, proprio che le sradicassero l'autovelox direttamente. Cioè, un discorso che i nostri padri costituenti sarebbero veramente orgogliosi di sentire. Vabbè. No, ha detto che praticamente, 7 multe, cioè diventi sponsor del comune, praticamente. Ti fanno cittadino onorario. Lei ha detto che ero in campagna elettorale e dovevo correre. E appunto, eri in campagna elettorale, non è che avevi un Velociraptor dietro che ti stava inseguendo, non c'era Hannibal Lecter con il set di coltelli di Chef Rubio dietro, no? No, perché se tu, questa è una giustificazione, allora va bene tutto, va bene anche, c'era l'offerta del grana all'Esseunga e dovevo correre oppure dovevo far asciugare lo smalto. No, perché poi ci sono anche quelli che devono portare il bimbo a scuola, all'asilo, devono andare a lavorare, devono andare in banca. Abbiamo tutti i motivi, insomma. No, comunque bene gli autovelox che esistano. Molto bene, perché ci sono dei balenghi che pensano di essere al GP di Monte Carlo. Però, ci sono veramente le multe che sono veramente impegnative. Un pochino, sì. Perché la tolleranza dell'autovelox, mi sono informata, è del 5%. Sì. Quindi, se tu hai il limite ai 50 e vai ai 52,5... Scatta la multa. Ok, 52, a parte che io non riesco a contare neanche il 5% da ferma, figuriamoci quando guido. E poi, se tu invece dei 50 vai ai 53, non è che te ne accorgi. No. Cioè, non è che vedi sfrecciare il paesaggio intorno. La tolleranza è un po' più ampia. No, il 5%. No, però poi alla fine è un po' più ampia. No, non è più ampia.
No, è così, Fabio. Vabbè, ho capito, sì, però... E fammi andare avanti, che sì, voglio dire... dove vuoi arrivare? No, voglio dire... velocemente. Che o guidi fissando il cruscotto e ti scartavetri da qualche parte, oppure la multa le prende. Basta che, ecco, qua il mignolo esce dal sandalo, sfiora l'acceleratore e per finita. Te Equitalia finisce qua, capisci? Uno starnuto, sì. E bon, multa. Multa. Ecco, quindi, siamo un paese dove tutto è approssimativo. Sì. Dove abbiamo questo PNR, non sappiamo bene dove mettere i soldi, cosa fare dei soldi, se i soldi arrivano o no, però su quello siamo precisissimi. Precisissimi. Il codice della strada dice anche che però l'autovelox deve essere segnalato, e invece ci sono luoghi in cui l'autovelox non è segnalato. Ma bene. Figurati. Guarda, guardiamo questo. Questo per esempio è nascosto dietro un pilastro che sembra che faccia cucù, ce l'hai nel cucù, sai? È pronto per l'agguato. Ce ne sono altri, guarda questo. Questo successivo è incastonato dentro lì. Un guardrail. Guarda che è pazzesco questo, eh. Questo veramente ti frega sicura. Poi tu devi andare piano, ci mancherebbe, però questo ti stronca. Vediamo quest'altro. Questi sono i vigili che aspettano, inquattati. Poveretti, poveretti, che con le lumache che gli camminano sui piedi e l'aerosol fatto coi tubi di scappamento. Ci sono anche quelli che non si nascondono benissimo, perché proprio non proprio il massimo. Però questo è, diciamo, insomma, la multa è a norma. Poi c'è l'infame che è lì, che tu non lo vedi perché sembra, non so, un bidone della spazzatura, una roba per la raccolta del vetro, invece quello è l'infamone. E poi per chiudere abbiamo questo qua che ti sembra che sia uno di quei tre piedi del selfie, di quelle robe lì, invece è l'autovelox che tu dici, ma io non ho, com'è possibile che abbia preso una multa in via Vatte la Pesca? Ma è per quello, perché tu pensavi che quello fosse un basso del selfie, un trepiede. Va bene, allora volevo finire con la letterina. Un'altra? No, l'ultima. Ah sì, a chi un'altra? A me, a chi scrivi? No, non voglio scrivere alla Rai. Sì. Cara Rai, c'è posta per te. Allora, nella busta ci sarà scritto sede centrale, Viale Mazzini 00195 Roma, guardando la statua del cavallo, l'edificio dietro al suo culo. Cara Rai, regina del tubo catodico, ora dominatrice degli schermi piatti e delle piattaforme digitali. Tu che sei partita con un canale e adesso ne hai più di Venezia. Tu che hai il TG1, il TG2 e per ora ancora il TG3. Tu che non hai più le annunciatrici e manco più l'annunziata. Tu che hai Sanremo e San Giuliano, tu che ci fai ballare con le stelle e credere che sia sempre mezzogiorno. Eccoci arrivati alla fine della nostra relazione. È finita, non abbiamo superato la crisi del settimo governo. Pensare che la prima volta che mi hai assunto c'era la destra, si parlava di condoni, il mondo era in guerra. Quante cose sono cambiate da allora, eh? Che peccato andare via proprio adesso che in Guardiola hanno finalmente imparato a scrivere il mio cognome. Io ho iniziato qui la mia carriera, sai? Sono arrivata da te che Don Matteo non era nemmeno in seminario. Montalbano aveva i capelli come Demo Morselli, Carlo Conti era diafano, e Vespa aveva soltanto due nei. Anche Fabio ti deve tanto. Lui è arrivato molto prima di me. Lo hai assunto come imitatore e pur di non sentirlo più imitare, gli hai affidato un sacco di programmi. Sono stati anni proprio belli, cara amatissima Rai. Anni di allegria, di grandi ascolti, di fatica, di ospiti importanti. Ogni tanto pestavamo qualche merdone, ci spostavi da Rai 1, da Rai 3 a Rai 1, da Rai 1 a Rai 2, da Rai 1 a Rai 3, ma abbiamo resistito. Soprattutto grazie ai milioni di spettatori che ci hanno voluto bene e a cui mandiamo un bacio infinito. Ai nostri spettatori, qui e a casa, e anche al nostro impegno, ma non grazie ad altro, questo lo dico a muso duro e con orgoglio. Cara amatissima Rai, il mio ricordo di te sarà sempre felice, perché tu per me non sei la parte politica di turno che ti governa,
Tu per me sei Pippo Baudo, Mai Buongiorno, Enzo Biagi, Corrado, Tortora, Mine Minà, Walter Chiari e Quartetto Cetra, Franca Valeri, Bice Valori, Panelli e Fabrizi, Piero Alberto Angela, Lelio Luttazzi, Gianni Boncompagni, Enrico Vaime, Renzo Arbore e la mia amata, la mia adorata e unica Raffaella. Mi lasci dei ricordi straordinari, cara Rai. E purtroppo mi lasci anche sto pirla di Fabio che mi dovrò portare dietro in questa nuova prova del 9. Mi spiace solo lasciare qui tanta gente, tanti professionisti che sgobbano ogni giorno e che le poltrone che si contendono i capi non le hanno neanche mai viste. Dai truccatori ai parrucchieri, dai cameraman ai microfonisti, dai tecnici agli operatori di regia, ai costumisti, ai sarti, ai pompieri, a tutti gli autori, ai giovani stagisti e a persone assunte da Guglielmo Marconi in persona, a cui voglio dire grazie con tutto il mio cuore. E anche grazie a Fabio di tutti questi anni insieme. Sì, per averti sopportato, sì. L'unico presentatore che se fa pessimi i risultati gli danno addosso e se ne fa di ottimi gli danno addosso il doppio. Cara Rai. Cara Rai, restiamo amici. Chissà, magari un giorno ci ritroveremo. Spero in un'Italia un po' diversa. Un'Italia dove la libertà sia preservata e dove il dissenso sia sempre leale. Un'Italia dove chi fa il ministro non abbia paura di chi fa il saltimbanco. E infine, cara Rai, non dimenticarti mai che il servizio pubblico è di tutti, di quelli che la pensano come chi governa, ma anche di quelli che pensano il contrario, e persino di quelli che non sono andati a votare, di chi va e di chi resta, di tutti di più. Tua affezionatissima Luciana. PS, bello, ciao. Luciana Littizzetto, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Grazie mille.